Heidi, detta Adelaide Misericordia, è una terrificante montanara svizzera dalle gote rosse, dotata di misteriosi poteri. Sa parlare senza muovere la bocca. E da oggi non si picchiano più le capre, siamo intesi? Compie viaggi psichedelici che la portano a cavalcare le nuvole, roba che Goku spostati davvero. E soprattutto si rotola sull'erba senza sporcare mai il vestito che è lo stesso indossato in tutta la sua vita. L'allucinante bambina, che viene giù dai monti ma senza cantare lo hacker che bontà, è dotata anche di un sistema immunitario di prim'ordine. La miserevole poveraccia è solita girare a piedi nudi ovunque, sull'erba, sulle rocce, in strada, in mezzo alle deiezioni delle capre. Nessuno però ha mai registrato una sua abluzione, in sostanza non si è mai lavata e spesso si corica direttamente in un letto di paglia senza aver fatto conoscere l'acqua alle sue estremità. I suoi anticorpi devono quindi essere leggendari, visto che, nonostante la potente sporcizia, il piccolo mostro dalla bocca larga non si è mai ammalato. Heidi è circondata da personaggi allucinanti, a partire da un anziano che lei chiama nonno, di cui nessuno sa il nome, e che spesso gira per il paese con una falce, un cosplay della morte. Sul cammino di questa orribile mini creatura arriva presto Peter, un deprimente pastore con un curioso quanto disgustoso hobby: bere direttamente dalle capre a bocca spalancata. L'associazione medici svizzeri si sta ancora chiedendo come il mefistofelico ragazzino non sia stato flambato da TBC o brucellosi. Adelaide Misericordia detta Heidi ha un'amica, Clara, una deprimente bambina tedesca residente a Francoforte, disabile. Trascorre la sua vita in sedia a rotelle, ma per lei si apre presto un futuro in gattabuia, visto che più volte è stata vista alzarsi in piedi, un caso al vaglio della polizia tedesca che sospetta un tentativo goffo e mal riuscito di assicurarsi un ricco accompagnamento, nonostante non ne avesse bisogno, essendo lei ricca da far paura. Ma si sa, i soldi, più ne hai, più ne vorresti. In questo panorama bestiale si erge incolpevole una figura fin troppo biasimata, la signorina Rottenmeier, l'unica che ha tentato di dare un senso ad Adelaide, cercando di dare un'educazione a questo sgorbio incivile. Ma si sa, più fai del bene, più non sei compreso. Alla fine, l'agghiacciante marmocchia avrà la meglio, tornerà sui monti dal nonno, scomparendo in una baita che nessuno conosce, e porterà con sé il segreto che ha turbato i sonni di tutti noi. Dove è appesa l'altalena su cui la giovane disturbata si dondola? Uno Sputnik? La sonda Cassini? Nessuno lo sa, e nessuno lo saprà mai.